Dopo il Covid, nell'Aretino cresce la preoccupazione per la legionella. Nei primi 6 mesi dell'anno sono stati già infatti superati i casi del 2019. Lo scorso anno ad Arezzo sono stati 9 i casi riscontrati. Da gennaio ad oggi invece i fenomeni di legionella accertati nell'Aretino sono già 12. La legionella viene cercata in tutti i casi di infezione respiratoria acuta, pertanto è possibile trovarla. Nei mesi estivi abitualmente si assiste ad un incremento dei casi. La legionella è una malattia dovuta ad un batterio comunemente presente nell'ambiente naturale, in particolare nei corsi d'acqua. La sua, diciamo, diffusione nell'ambiente esterno gli consente, soprattutto se viene inalato tramite goccioline d'acqua aerosol, di arrivare alle vie respiratorie profonde e quindi provocare una polmonite che talvolta può essere molto grave. Sono particolarmente a rischio quindi, oltre che gli impianti idrici domestici, le piscine, le terme, anche strutture sanitarie, perché possono ospitare soggetti più fragili, più a rischio, gli studi odontoiatrici, vasche idromassaggi, fontane ornamentali, torri evaporative che si usano per raffreddare l'acqua, quindi le esposizioni possono essere numerose. Da qui le raccomandazioni dell'azienda sanitaria. Le condotte idriche vanno tenute ben pulite, vanno puliti molto bene i rompigetto, sia dei rubinetti che delle docce, togliendo il calcare che vi si accumula, perché in questi accumuli la legionella si può riprodurre con maggior facilità.